Buongiorno a tutti. Io ringrazio moltissimo Formet, in particolare la dottoressa Schifano, insomma, per avermi invitato così ripetutamente a collaborare a queste attività che a me interessano tanto e mi entusiasmano tanto. Spero che mi sentiate, se non mi sentite bene ditemelo in chat così ci organizziamo con il volume. Ed andiamo ad affrontare questo tema nuovo. Nuovo ma inevitabile, mi viene da dire, perché la tecnologia è fortemente impattante sul settore degli appalti pubblici e sempre più gli appalti pubblici dovranno fare i conti con la tecnologia. Oggi ci occuperemo però degli aspetti non solo necessitati, ma degli aspetti positivi, cioè del valore aggiunto che la tecnologia può dare al processo di acquisto di beni e servizi, non solamente in termini di maggiori controlli e di maggiore conoscenza, ma anche in termini di semplificazione del processo, riduzione degli adempimenti. Vediamo. Il primo tema che sicuramente occorre affrontare quando parliamo di appalti pubblici è il tema della pubblicità legale della gara. Mi piaceva partire da questo che è un brocardo che viene attribuito a Francis Bacon e che dice che la conoscenza è potere. Ecco, vediamo quali possono essere gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico per consentire una maggiore conoscenza dei dati relativi agli appalti pubblici. Sul profilo della pubblicità, quindi non sto parlando di open data, stiamo parlando di pubblicità e quindi sto parlando di pubblicità in formato chiuso, solo che ad oggi, grazie alla tecnologia, non andiamo più per strada e vediamo il manifesto appeso con la pubblicità del bando. Vediamo la stessa notizia in chiuso pubblicata attraverso strumenti telematici che rendono la scienza più rapida e più accessibile. E questo è uno strumento di controllo nei confronti degli appalti pubblici ed è uno strumento anche di partecipazione per quanto riguarda le imprese. Nel dettaglio, la norma che prevede una serie di strumenti telematici utili per ampliare la pubblicità degli appalti è certamente l'articolo 66 del codice degli appalti, del codice dei contratti pubblici. Questa disposizione prevede che le stazioni appaltanti, quindi non solo le pubbliche amministrazioni, ma tutti i soggetti che spendono fondi pubblici, siano essi pubblica amministrazione, siano essi organismi di diritto pubblico, debbono trasmettere i bandi e anche gli avvisi relativi agli esiti di pubblicazione alla Commissione europea per via elettronica. È interessante notare che l'invio della comunicazione alla Commissione europea avviene tradizionalmente, diciamo, è stata pioniera la Commissione europea rispetto ai vari stati facenti parte dell'Unione Europea, avviene attraverso lo strumento elettronico. All'interno delle mie slide voi troverete delle parti che indicano un link, indicano un collegamento allo strumento del quale stiamo parlando. E qui il link vi riporta al sito della Commissione europea all'interno del quale è possibile prendere visione in tempo reale di tutti i bandi pubblicati all'interno dell'Unione europea e degli altri stati. È importante sottolineare e ricordare che esiste un principio immanente di parallelismo tra la pubblicazione del bando e la pubblicazione dell'esito della procedura. Quindi, se ho pubblicato un bando, non dovrò dimenticare di pubblicare anche l'esito
dell'affidamento. Ci sono casi in cui, non essendo stata obbligata a pubblicare il bando, dovrò comunque ricordarmi di pubblicare l'esito. E sto parlando in particolare degli affidamenti diretti disposti ai sensi dell'articolo 57 di cui parleremo tra poco. Quindi, primo punto, se voglio conoscere tutti i bandi pubblicati all'interno dell'ordinamento nazionale quando il bando è di valore sopra la soglia di rilievo europeo, la prima fonte liberamente accessibile ed accessibile in via elettronica è il sito della Commissione europea. Ma non solo, ci sono anche degli altri siti, perché ai sensi ancora del codice dei contratti pubblici sarà possibile consultare i bandi e gli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in particolare in quella sezione dedicata esclusivamente alla serie speciale dei contratti pubblici. Può essere utile ricordare che l'accesso alla Gazzetta Ufficiale è consentito in maniera libera e gratuita a tutti i soggetti per il periodo di 60 giorni dalla pubblicazione di ciascuna gazzetta. Quindi è vero che per poter accedere occorrerà attivare un abbonamento, ma i bandi più recenti e lo stesso gli esiti più recenti sono liberamente accessibili anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Un altro tema importante, un'altra fonte importante per la conoscenza è il profilo di committente della stazione appaltante. Profilo di committente è il sito della stazione appaltante all'interno del quale io posso prendere visione e cognizione non solo del bando, ma anche di tutta la documentazione complementare al bando. Questo è particolarmente importante perché nelle prime due fonti di cui abbiamo parlato, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, io troverò il bando in formato chiuso, punto. All'interno del profilo di committente di ciascuna stazione appaltante troverò il bando e la documentazione complementare, quindi il disciplinare che detta le regole per partecipare alla gara, il capitolato tecnico che indica i contenuti del contratto che l'appaltatore dovrà eseguire, la modulistica e tutte le complementari. Vedete che, e lo troverete più spesso, il link al sito della Regione Umbria. Ho cercato di linkare diverse amministrazioni, ma naturalmente mi è più semplice, mi è più congeniale portare come esempio il link dell'amministrazione presso la quale sono felice di lavorare da oltre 10 anni. E quindi è solo un esempio, insomma, il link al profilo di committente della Regione Umbria è solo uno dei possibili esempi, perché ciascuna stazione appaltante dovrà avere all'interno del proprio sito una parte dedicata alla pubblicazione del bando e della documentazione complementare. Vedo che avete un po' di fastidio per quanto riguarda l'audio, provo a regolarlo un attimo, sperando che... Ok, provo a regolarlo solo un secondo, vi chiedo un attimo di pazienza. Ok, l'ho abbassato un pochino, vedevo che c'erano dei problemi di fruscio o di eco. Se poi non mi sentite bene me lo dite e lo mettiamo come prima. Ok, perfetto. Importantissimo è sottolineare che all'interno del profilo di committente di ciascuna stazione appaltante vengono pubblicati i chiarimenti, quindi i quesiti e le risposte ai quesiti più frequenti. Perché questo è un elemento importante in tema di tutela della legalità? Perché ci consente non solamente di conoscere i dettagli di quella procedura, ma di avere da parte di tutti i concorrenti le stesse informazioni.
Questo è uno strumento importante perché evita la asimmetria informativa, cioè evita di avvantaggiare operatore economico a scapito di un altro. Quindi all'interno del profilo di committente della stazione appaltante sarà pubblicato il bando, la documentazione complementare e, con prassi che via via si sta estendendo, sempre più spesso vengono pubblicati anche i quesiti formulati da parte degli operatori economici e le risposte date in maniera trasparente da parte della stazione appaltante a tutti i possibili concorrenti, al fine di evitare che informazioni date solo ad un concorrente piuttosto che a tutti possano avvantaggiare quel concorrente a scapito degli altri. Devo sottolineare che la prassi relativa alla pubblicazione dei quesiti e delle relative risposte all'interno del profilo di committente è una prassi e non è un vincolo normativo, cioè il codice dei contratti dice che è possibile e che le stazioni appaltanti possono utilizzare questo strumento di comunicazione, ma non tratta di un vincolo normativo. Devo dire che si tratta di una prassi che si va via via estendendo tra le varie amministrazioni. Altri strumenti per conoscere le notizie relative ai bandi e agli affidamenti degli appalti pubblici le troviamo all'interno del sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. La pubblicazione sul Ministero della e in questo caso parliamo di obbligo di pubblicazione del bando. Mi piaceva però riregolare l'audio, lo provo a aumentare un pochino, malissimo, ci picchia. Provo di nuovo. Regolo ancora il volume, chiedo scusa, ma mi spiace molto se non riusciamo a sentirci bene. Non ha... Ok, spero, ho fatto tutto il possibile, spero che riusciamo a sentirci. Allora, sito informatico del Ministero per le Infrastrutture, obbligatorio ai sensi del codice dei contratti. La cosa che mi interessava sottolineare è che il sito informatico del Ministero offre in aggiunta un ottimo servizio, che è il servizio contratti pubblici. È un servizio di risposte ai quesiti di ordine giuridico formulate da parte dei responsabili del procedimento ed è un quesito consulenziale che viene svolto a titolo integralmente gratuito. Quindi il sito informatico del Ministero per le Infrastrutture è obbligatorio per quanto riguarda, mi spiace molto per il volume, vedo proprio che i colleghi alcuni non riescono a sentire bene. Cerco di parlare più forte, facciamo così. Quindi il sito informatico del Ministero per le Infrastrutture è un ambito obbligatorio per quanto riguarda la pubblicazione del bando ed è uno strumento utilissimo per quanto riguarda la soluzione di quesiti giuridici da parte delle stazioni appaltanti. Il responsabile del procedimento ha un servizio messo a disposizione da parte del Ministero, è un servizio consulenziale relativo a quesiti di ordine giuridico che viene svolto a titolo integralmente gratuito. Un altro strumento di conoscenza lato appalti è sicuramente il sito informatico
presso la sezione regionale di ciascun osservatorio. Allora, voi sapete che l'osservatorio sui contratti pubblici è un osservatorio centrale, gestito da ANAC. Fortunatamente ANAC usa le regioni e quindi ha istituito sostanzialmente presso ciascuna regione una sezione regionale dell'osservatorio. Tra le varie attività che vengono svolte dalle sezioni regionali vi è anche la gestione del sito informatico all'interno del quale è necessario pubblicare il bando di gara. Tutte queste informazioni sono accessibili in maniera telematica, quindi senza produzione di carta, in maniera libera, non c'è bisogno neanche di accrediti particolari, e in maniera totalmente gratuita. Cerco di andare avanti adesso. Ok. Abbiamo parlato degli strumenti finalizzati alla realizzazione della pubblicità, però noi sappiamo che il nostro legislatore da qualche tempo ha posto l'accento non tanto e non solo sul tema della pubblicità in formato chiuso, quindi quella pubblicità tradizionale, no? Prima facevamo l'esempio come all'inizio del nostro del 1900 potevamo vedere un bando di gara pubblicato all'interno di un manifestino stampato per strada. Ecco, la pubblicità legale di cui abbiamo parlato sinora segue un po' quella logica lì. Il legislatore però sta deviando, sta sterzando l'attenzione verso la trasparenza come strumento di controllo sull'attività della pubblica amministrazione. La trasparenza presuppone un concetto diverso, presuppone l'idea che vengano pubblicati da parte di ciascuna stazione appaltante dei dati in formato aperto, cioè liberamente accessibile e rielaborabile anche a fini statistici. Questo concetto di rielaborabilità dei dati aperti per quanto riguarda gli appalti pubblici è evidentemente ispirato alla necessità di dare ai privati e anche dare ai privati cittadini l'opportunità di effettuare un controllo sull'operato della pubblica amministrazione per vedere, ad esempio, attraverso elaborazioni statistiche, se un'amministrazione affida tanti piccoli contratti ad un particolare soggetto. Ovviamente, se ho dei dati pubblicati in formato chiuso, le elaborazioni statistiche potrò farle, ma attraverso il reinserimento manuale dei dati. La logica della trasparenza è quella di utilizzare dati aperti, pubblicati, e di poterli elaborare in formato aperto anche a fini statistici. Sto parlando di una norma che voi conoscete sicuramente meglio di me, ormai è noto, sto parlando del decreto legislativo 33 del 2013. In particolare, la norma che si occupa di dar luogo alla pubblicazione ed imporre la pubblicazione relativa ai contratti pubblici è l'articolo 23 al comma 1 lettera B, e tutti noi sappiamo che la pubblicazione di questi dati deve avvenire con una pubblicazione periodica pari ad ogni 6 mesi all'interno del sito dedicato all'amministrazione trasparente. La norma chiede la pubblicazione di elenchi dei provvedimenti finali e procedimenti relativi anche alla scelta del contraente per l'affidamento degli appalti. Tutti gli appalti, quindi appalti di lavori, servizi e forniture, e la norma pone un accento particolare alla procedura di scelta del contraente. Ciò che si vuole controllare è, in sintesi, quello che accennavamo insieme poco fa, cioè si vuole controllare che le amministrazioni pubbliche
in generale le stazioni appaltanti non pongano in essere affidamenti diretti, reiterati a favore di uno specifico concorrente o violando le norme oppure realizzando un frazionamento vizioso delle disposizioni contenute all'interno del codice. Quindi stiamo parlando di strumenti di controllo da parte del privato nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'attenzione del legislatore è talmente attenta nei confronti di questo strumento della trasparenza che lo stesso legislatore è tornato sul tema contratti pubblici. Vedo che non mi sentite ancora. Temo che dipenda dalla connessione e non credo che dipenda dalla mia. Provo ad andare avanti e provo a parlare un pochino più forte. Allora, dicevamo che il legislatore ha prestato una particolare attenzione al tema controlli attraverso la trasparenza per quanto riguarda gli appalti pubblici ritornando sul tema all'articolo 37 del decreto legislativo 33. Perché ci torna il legislatore? Perché ci dice che nei casi di affidamento disciplinati dall'articolo 57 del codice dei contratti pubblici le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare anche la delibera a contrarre. Tradotto, occorre pubblicare il provvedimento integrale, tutto il testo della delibera a contrarre o della determina a contrarre, nel caso di affidamento di una procedura senza previa pubblicazione del bando di gara. L'articolo 57 del codice disciplina infatti le procedure di affidamento di contratti per i quali non è previsto un tetto massimo di importo che possono essere affidate da parte delle stazioni appaltanti o previa consultazione di almeno 3 concorrenti o in determinati casi anche direttamente. L'esempio classico è quello previsto all'articolo 57,2 lettera B dell'affidamento disposto a favore di un particolare operatore economico per ragioni di privativa industriale, per ragioni di privativa di ordine tecnica, di ordine tecnico, oppure per ragioni attinenti agli aspetti artistici. L'articolo 57 consente quindi di affidare senza pubblicazione di un bando importi senza anche considerevoli, quindi senza tetti massimi di importi, di norma attraverso la consultazione di almeno 3 operatori economici, in casi eccezionali tassativamente previsti all'interno dello stesso articolo 57, anche direttamente a un solo operatore economico. Ma questa grande realtà delle stazioni appaltanti è vincolata in primo luogo dalla circostanza per cui le ipotesi di affidamento senza bando sono quelle e solo quelle disciplinate dall'articolo 57 del codice dei contratti pubblici, cioè la norma detta delle condizioni che sono tassative e la giurisprudenza è piuttosto rigida nell'interpretare, nell'interpretare queste fattispecie. Non c'è una giurisprudenza che tenda ovviamente ad estendere le fattispecie di affidamento senza bando consentite dal codice in alcune ipotesi limitate. Un altro strumento quindi di controllo previsto dal decreto legislativo 33 è quello che obbliga le stazioni appaltanti
a pubblicare l'atto integrale all'interno del proprio sito nella sezione amministrazione trasparente. Devo precisare che da una lettura testuale della norma dell'articolo 37 del 33 sembrerebbe che vadano pubblicate all'interno del sito di ciascun ente amministrazione trasparente solo le procedure senza bando precedute da almeno 3 inviti, articolo 57,6. Devo però dire che secondo l'interpretazione fornita da parte di Itaca, in realtà la pubblicazione è opportuno, diciamo così, l'indicazione che Itaca, ovvero sia l'organo tecnico della conferenza delle regioni in materia di appalti pubblici, l'interpretazione che Itaca ha dato è stata quella per cui è logico che se devo pubblicare la determina contrarre integrale quando ho fatto almeno 3 inviti, a maggior ragione dovrò pubblicare la determina contrarre in maniera integrale quando ho attivato solo una richiesta di preventivo, quando ho fatto un affidamento diretto. In questo caso vi ho fatto il link al sito di ANAC, all'interno del quale c'è proprio pubblicata una determina per un importo anche considerevole. Ciò che mi interessava tra l'altro sottolineare è che in considerazione del fatto che le determine a contrarre disposte ai sensi dell'articolo 57 del codice appalti vanno pubblicate, dovremo sempre ricordarci di inserire all'interno di queste determine dati non eccedenti sotto il profilo della privacy, cioè dovremo stare attenti nel momento in cui confezioniamo l'atto da pubblicare integralmente sul sito a non inserire dei dati personali che eccedono rispetto alle finalità di diritto pubblico che impongono il trattamento dei dati relativi a quel soggetto. L'esempio classico è quello dell'IBAN. Se sto facendo un provvedimento che riguarda l'affidamento di un contratto pubblico ad un particolare soggetto, dovrò dire che avrò acquisito i dati relativi a tracciabilità sui flussi finanziari derivanti da quel contratto e lì mi dovrò fermare, non dovrò inserire in determina i dati relativi all'IBAN, perché quello è un tipico esempio di dato personale che è eccedente rispetto alle finalità di diritto pubblico previste all'articolo 37 del decreto legislativo 33. Abbiamo già affrontato quindi il tema pubblicità, trasparenza, decreto legislativo 33, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni e soggetto ad una particolare estensione da parte dell'ANAS anche nei confronti delle società controllate e partecipate a seguito della determina numero 8 del 2015 adottata dall'ANAC. Voglio dire che tutta questa normativa è vero che è stata dettata per le pubbliche amministrazioni, ma c'è una tendenza progressiva da parte di ANAC ad estendere l'ambito di applicazione di queste disposizioni anche alle società controllate e anche alle società partecipate. La fonte di questa progressiva estensione di applicazione delle norme a materia di trasparenza da parte dell'ANAC è certamente contenuta all'interno della determina 8 del 2015, richiamata dall'aggiornamento del piano nazionale antimafia. Però è anche vero che se pubblicità e trasparenza svolgono una funzione importante, altrettanto importante è la normativa anticorruzione. Allora, noi che ci occupiamo di appalti pubblici viviamo un po'
un dramma consistente nel fatto che ci troviamo a dover spesso ripetere gli stessi adempimenti in più ambienti, quindi in più applicativi, per finalità differenti. Una delle difficoltà che vengono più spesso lamentate da parte di chi si occupa di appalti pubblici è proprio quella consistente nella necessità di ripetere l'inserimento di dati all'interno appunto di ambienti diversi. E quindi l'oggetto del bando dovrà inserirlo prima all'interno del sito del Ministero per le Infrastrutture, perché lì devo fare la pubblicità, poi dovrò preoccuparmi di fare la pubblicazione ai sensi del 33, e poi dovrò preoccuparmi anche di fare la pubblicazione dei dati ai fini del rispetto della normativa anticorruzione. Allora, io dico sempre che sicuramente se riuscissimo a ottenere un principio di univocità del dato, avremmo un'attività amministrativa molto più snella. Devo anche dire però che se un punto netto è stato segnato da parte del legislatore negli ultimi anni per quanto riguarda il tema trasparenza e maggior conoscibilità degli appalti, beh, questo punto si è segnato proprio attraverso la pubblicazione forzosa, tra virgolette, di questi dati, cioè la pubblicazione dei dati ai fini del 33 e ai fini dell'anticorruzione ci ha chiesto tanto sforzo, ci ha costato impegno e fatica, ma a mio parere l'esito è stata veramente una maggiore conoscibilità del che cosa appaltano le stazioni appaltanti, come lo fanno, per che entità. Quindi un valore, onestamente, penso di poterlo vedere, di poterlo testimoniare. Certo è che gli adempimenti non sono semplicissimi, e sono molti. Perché? Perché mi trovo, ai sensi dell'articolo 1,32 della legge 190, quindi della normativa anticorruzione, mi trovo a dover riprocedere alla pubblicazione, ancora una volta, di dati in formato aperto, da pubblicare nel mio sito web istituzionale, e questi dati non sono pochissimi, perché la normativa anticorruzione chiede che venga pubblicata la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori invitati a presentare le offerte, tradotto in presenza di procedure aperte, l'elenco di tutti i partecipanti alla gara, ma anche l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione e i tempi di completamento e l'importo delle somme liquidate. Proprio riferimento ai tempi di completamento dell'opera e all'importo delle somme liquidate ci fa capire come si tratti, tra l'altro, di un'attività in progress, cioè di un'attività da realizzare attraverso un format specifico e da aggiornare nel corso del tempo. Non è un'attività che viene realizzata una volta con una sola attività. No, quando avrò affidato un contratto, dovrò poi progressivamente andare a monitorare anche le liquidazioni. Ripeto, io so che questo è uno sforzo titanico, è stato impegnativo per le stazioni appaltanti, però a mio modestissimo parere ha dato ottimi frutti in termini di conoscenza. È interessante notare come l'articolo 1,32 si riferisce non solo alle amministrazioni pubbliche, ma, come vedete, alle stazioni appaltanti. Certamente l'articolo 1,32 va applicato anche da parte delle società partecipate e anche da parte delle società controllate. Quindi c'è un'estensione direttamente, che deriva direttamente dalla norma, molto forte. Quando vanno pubblicati questi dati? I dati vanno pubblicati entro il 31 gennaio di ciascun anno, relativamente all'anno precedente. Anche in questo caso il formato che dovrà essere utilizzato dovrà essere un formato digitale standard aperto,
che consenta la rielaborazione e l'analisi di quei dati. Non va bene, peraltro, un qualunque formato aperto, ma occorrerà seguire il formato specifico prescritto dall'ANAC attraverso la deliberazione numero 26 del 2013. Quindi è vero che si tratta di un formato aperto, ma dovrà essere un formato aperto dotato delle caratteristiche tecniche che ANAC ci illustra all'interno della deliberazione numero 26 del 2013. Siamo vicini al 31 gennaio di ciascun anno. Io so che, come è accaduto negli ultimi due anni, alla fine del 2000, anzi nel gennaio del 2016, ci troveremo a dover fare i conti con questo tipo di pubblicazione. Questo obbligo di pubblicazione, ripeto, è particolarmente pressante. Ricordo, non per fare terrorismo psicologico, ma perché l'ANAC ha dato precisazioni in questo senso, ricordo che all'interno del file da pubblicare ai sensi della 190 occorrerà inserire anche le spese per cassa economale, prive di CIG quindi, che dovranno essere censite con un CIG, tra virgolette, fittizio, quindi con l'indicazione di 10 zeri. Lo dico per i colleghi che magari fanno parte di comuni, ma in generale per tutte le amministrazioni: se abbiamo affidato, se abbiamo sostenuto delle spese per cassa economale, anche quelle devono essere pubblicate ai sensi della 190 entro il 31 gennaio del 2016. Idem per quanto riguarda le erogazioni disposte a favore delle società in-house. L'in-house è tutto ciò che non consiste nell'affidamento di un contratto pubblico, a ben pensarci, no? Se parliamo di rapporto in-house providing, significa che la relazione tra l'ente pubblico e la società in-house è una relazione che esula dagli schemi contrattuali. Ciò nonostante, l'ANAC ha dato indicazioni all'interno delle FAQ pubblicate sul suo sito istituzionale relativamente alla 190 affinché anche le erogazioni relative alle società in-house, quindi le erogazioni date a favore delle società in-house, censite all'interno del file che deve essere pubblicato ai sensi della 190. Anche in questo caso, preciso che non avremo il CIG, ma dovremo indicare questi importi censendoli con un CIG fittizio corrispondente a 10 zeri. Perché sono così meticolosa? Così meticolosa nell'indicare le prescrizioni e anche le modalità attive? Perché questi adempimenti sono soggetti a sanzione. Tutte le volte in cui ANAC chiede la trasmissione di dati, l'invio di questi dati è per noi obbligatorio e il mancato invio, così come l'invio di dati non veritieri, è soggetto a sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 6,11 del codice dei contratti pubblici, con importi anche piuttosto considerevoli. Poi cosa accade? Accade sostanzialmente che la stazione appaltante compilerà il suo file in formato aperto, lo inserirà all'interno del proprio sito istituzionale, dirà ad ANAC qual è l'URL, quindi l'indirizzo all'interno del file, appunto, in modo tale che ANAC possa controllare l'effettiva pubblicazione di questi dati. La legge 190 in realtà prescrive che le amministrazioni trasmettono questi dati affinché ANAC poi li pubblichi all'interno del proprio sito web. E qui vi ho inserito il link al portale di ANAC ed in particolare a quella parte del portale di ANAC in cui è possibile
andare a vedere tutti i dati affidati da parte delle stazioni appaltanti in ambito nazionale. Manca qualche dato, nel senso che non è completo, perché mancano sostanzialmente i dati relativi agli affidamenti disposti per importi fino a 40.000 euro, mancano gli smart CIG sostanzialmente, però è sicuramente un panorama molto ampio e piuttosto importante di quella che è la spesa pubblica sostenuta nel nostro paese per lavori, servizi e forniture. Un altro aspetto importante, perché sta venendo fuori, è consiste sostanzialmente nell'introduzione ad opera della legge 69 del 2015 di un ulteriore obbligo di pubblicazione, cioè le stazioni appaltanti sono altresì tenute a trasmettere le informazioni di cui abbiamo parlato ora ad ANAC ogni semestre. A questo proposito devo però precisare che il primo semestre dall'entrata in vigore di questa disposizione non è ancora entrato in vigore, non è ancora scaduto. E in ogni caso, trattandosi di un adempimento da assolvere nei confronti di ANAC, stiamo attendendo le opportune indicazioni che ANAC ci fornirà anche per la comunicazione semestrale. Analogamente alle indicazioni fornite per la comunicazione annuale che ANAC ci ha fornito con la delibera numero 26 del 2013. E la vita dei poveri RUP non è semplicissima, perché dopo aver effettuato tutta una serie di... Poi vi ripeto tutto quanto, che mi chiedete le norme, sarà mia cura poi ripetervi riferimenti all'interno della pagina di completamento, diciamo così, che faremo all'interno di Innovatori. In ogni caso la delibera di cui abbiamo parlato sinora è la numero 26 del 2013, dell'ex AVCP, oggi ANAC. Dicevamo che la vita dei RUP, dei responsabili del procedimento che si occupano di appalti pubblici, non è semplice, no? Perché dobbiamo districarci in mezzo a tanti adempimenti informatici, oltre a poi dover decentemente legare. Un altro adempimento importante è quello relativo alla pubblicazione all'interno dei siti degli osservatori regionali, relativamente al ciclo, al monitoraggio del ciclo di vita del contratto pubblico. Sto parlando delle schede SIMOG o delle schede messe a disposizione dagli osservatori che hanno scelto di non monitorare il ciclo del contratto pubblico con SIMOG, ma con sistemi propri. Penso ad esempio all'osservatorio della Regione Toscana, che ha creato un proprio sistema di monitoraggio del ciclo di vita del contratto pubblico. Non è la decisione responsabile del procedimento di inserire i dati relativi allo svolgimento del contratto attraverso SIMOG. Quindi stiamo parlando della compilazione di quelle schede, soprattutto per chi di noi si occupa di servizi e forniture. Perché? Perché sono schede essenzialmente pensate per quanto riguarda la realizzazione di lavori e poi trasferite all'ambito degli appalti di servizi e forniture. Mi interessava però sottolineare il prodotto di questo lavoro, cioè che in un certo senso è la cosa più difficile, no? Quando chiedo ai colleghi del mio territorio di compilare le schede SIMOG, la cosa più difficile è riuscire a far capire a cosa serve questo ennesimo adempimento che si va a sommare a tutti gli adempimenti che sinteticamente abbiamo esaminato sino adesso. Ecco, in realtà il prodotto del lavoro degli osservatori è importante perché ci fa vedere com'è
la spesa pubblica nel nostro territorio, ce lo fa vedere con un formato non aperto, con un formato chiuso ed elaborato, ma che sicuramente fa un po' il lavoro che poi ogni singolo cittadino potrebbe fare, cioè gli osservatori raccolgono tutti i dati trasmessi attraverso le schede SIMOG o attraverso i sistemi autonomi e realizzano delle elaborazioni. Ad esempio, nell'ultimo rapporto annuale, nella mia regione, abbiamo notato che la spesa relativa alle forniture e ai servizi è di gran lunga più corposa, più estesa rispetto alla spesa pubblica dedicata ai lavori. E questo non sempre è un bene, anzi tendenzialmente non lo è, perché si va ampliando la spesa dedicata, poi insomma nel rapporto abbiamo anche spulciato bene le ragioni per cui c'è questa estensione e le dinamiche relative all'evolversi della pubblica. Ma non è sempre un bene perché? Perché la spesa dedicata ai lavori è spesa dedicata agli investimenti, mentre la spesa per servizi e forniture spesso è spesa dedicata alla spesa corrente. Certo che chiedere a un singolo privato cittadino di realizzare un'elaborazione di questo genere non è semplice. Un'elaborazione statistica di questo genere, di questa complessità, è demandata agli osservatori regionali. E mi piaceva insomma farvi vedere quello che è il lavoro che portiamo avanti nella nostra regione, proprio per dare un senso, no, a tutti questi adempimenti. Ora abbiamo terminato l'aspetto conoscenza degli appalti pubblici, andiamo a vedere in che modo la tecnologia, che ci consente anche di conoscere meglio i dati relativi alla pubblicazione o all'affidamento di appalti, anche le dinamiche relative all'affidamento degli appalti, in che modo la tecnologia può aiutare le stazioni appaltanti a migliorare il processo d'acquisto sotto un profilo di estensione della legalità. Riflettendo prima dell'incontro di oggi, le riflessioni che mi sono venute in mente sono sostanzialmente due. La prima è che la tecnologia consente di migliorare il processo d'acquisto, cioè consente di ridurre gli adempimenti, di semplificarli, di centralizzarli ed accorparli. Quindi abbiamo un risparmio di processo, senza dubbio. Un secondo effetto, frutto del risparmio di processo, è dato dalla possibilità di realizzare più controlli in maniera più semplice. Quindi abbiamo sicuramente un processo più semplice da gestire e la possibilità di effettuare più controlli. Sto parlando in particolare dei controlli sui requisiti di ordine pubblico del contraente privato. Sto parlando dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici. Noi sappiamo che in fase di affidamento prima dell'affidamento, ciascun concorrente dovrà dichiarare alla stazione appaltante sorrido perché i colleghi in chat, attacchete, mi hanno corretto subito. Sì, lo so. Un collega mi dice, guarda, che in realtà si dice verifiche sui requisiti di ordine generale. Ed ha ragione il collega. Però mi piaceva sottolineare come questi requisiti sono stati ripetutamente considerati da parte della giurisprudenza come requisiti di ordine pubblico. Perché è importante sottolineare che si tratta di requisiti di ordine pubblico? Perché se sono di ordine pubblico non sono derogabili e quindi sono obbligatori per le stazioni appaltanti. Quindi occorrerà, prima di ciascun affidamento, che il soggetto privato dichiari il possesso di tali requisiti attraverso una dichiarazione che sostituisce
i certificati. Poi le stazioni appaltanti dovranno procedere al controllo sull'effettivo possesso di tali requisiti. E l'effettivo controllo di tali requisiti è, ahimè, non derogabile, proprio in quanto si tratta di requisiti di ordine pubblico, i controlli sull'articolo 38 del codice dei contratti devono essere sempre effettuati. Non ci sono soglie minime di importo, esistono legislazioni regionali che prevedono in verità delle soglie di esenzione. Io ho qualche scrupolo perché, ripeto, la giurisprudenza in più e più occasioni ci ha detto che l'articolo 38 del codice dei contratti è una normativa di ordine pubblico non derogabile. Quindi se sto facendo un affidamento di un contratto pubblico, autodichiarazione sempre, verifica attraverso l'acquisizione dei certificati sempre. Ahimè, senza esenzioni minime. Ma è talmente, diciamo, radicato e connaturato questo sistema che dovrò sempre ricordarmi di effettuare i controlli anche quando sto comprando all'interno del MEPA. Noi sappiamo che per tutti gli acquisti sotto soglia è obbligatorio il ricorso al sistema, al mercato elettronico, scusate, istituito da parte di ciascuna stazione appaltante o in carenza di un proprio mercato elettronico, è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione Consip per tutti gli acquisti sotto soglia. L'articolo 46 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione ci dice che la verifica dei requisiti prevista dal codice dei contratti è di esclusiva competenza del soggetto aggiudicatore procedente, anche ai fini della legge 241. Allora, punto primo, quando compro all'interno del MEPA devo ricordarmi, non tutte le volte, ma ogni tanto, di andare a spulciare le regole del sistema di procurement della pubblica amministrazione, perché queste disposizioni sono le disposizioni approvate da Consip e che disciplinano le regole di funzionamento di tutti gli strumenti Consip. Poi all'interno delle regole del sistema di procurement c'è una parte dedicata al MEPA. Se vado a vedere all'interno di queste disposizioni quali sono gli obblighi imposti relativamente al controllo sui requisiti quando compro sul MEPA, queste regole mi dicono che il controllo sull'effettivo possesso dei requisiti del soggetto dal quale sto comprando un bene o un servizio nel MEPA devo farlo io, stazione appaltante. Non lo fa Consip. Consip cosa fa? Consente agli operatori economici di poter vendere beni e servizi all'interno del MEPA previa autodichiarazione. Questa autodichiarazione viene chiesta da Consip alle imprese ogni 6 mesi e viene anche controllata a campione attraverso un'apposita commissione. Ma Consip non fa il controllo su tutte le autodichiarazioni. E ai sensi delle regole del sistema di e-procurement, quando io, stazione appaltante, compro all'interno di Consip, dovrò procedere all'effettuazione delle verifiche previste ai sensi dell'articolo 38. Finora ho dato molti problemi, in realtà mi rendo conto che non ho dato molte soluzioni, però purtroppo è così, bisogna avere in qualche modo il quadro abbastanza preciso, approssimativamente, insomma, indicativo di quelli che sono gli obblighi che dobbiamo seguire quando dobbiamo effettuare dei controlli. Quindi controlli sempre, articolo 38 sempre, requisito di ordine pubblico, senza deroghe per importi minimi,
controlli da effettuare anche quando compro sul NEPA, posso non effettuare dei controlli solo se sto effettuando una spesa ma non effettuata a titolo di appalto. Torno all'esempio dell'acquisto per cassa economale. Gli acquisti per cassa economale non sono appalti, quindi non sono soggetti alle verifiche dell'articolo 38. Sono però soggette a censimento all'interno della 190. Altro esempio, affidamenti, erogazioni, corretto, disposte dalla stazione appaltante nei confronti del proprio soggetto in-house, non è un contratto pubblico, no, articolo 38, però sì censimento all'interno della 190. Un altro caso delicato di esenzione dell'articolo 38 si ha nel caso di relazioni pubblico-pubblico, convenzioni stipulate tra due enti pubblici per l'assolvimento di finalità istituzionali comuni a quei due enti. Allora, in quel caso non dovrò fare l'articolo 38, il controllo sull'articolo 38. Devo però avere molta cura a verificare la legittimità di quell'accordo, perché la giurisprudenza comunitaria tende progressivamente a restringere l'ambito di operatività degli accordi pubblico-pubblico quando l'accordo ha ad oggetto una prestazione che potrebbe essere dedotta nel mercato, potrebbe essere svolta da parte di un altro soggetto nel mercato. Quindi è vero che pubblico-pubblico non devo effettuare l'articolo 38, pubblico-pubblico, occhio, perché accordi ai sensi dell'articolo 15 della 241 presuppongono attività non sul mercato, per cui non è attivabile una possibile concorrenza. Si tratta di attività istituzionali. Adesso cerco di concentrare un po' l'attenzione sugli strumenti che ci semplificano un po' la vita. Articolo 38, lettera A. Posso controllarla, e anzi devo controllarla, attraverso uno strumento che è verifica EPA. Articolo 38, lettera A, mi dice che non possono partecipare né essere affidatari di contratti soggetti che sono falliti o soggetti ad alcune procedure concorsuali, nominativamente indicate all'articolo 38, o soggetti che abbiano in corso una procedura fallimentare attiva, appunto in corso di svolgimento. Come lo controllo? Una volta lo verificavamo attraverso la richiesta alla cancelleria fallimentare competente a seconda della sede dell'operatore economico. Oggi lo strumento è Verifica EPA, che è un sito internet ad accesso libero e gratuito, previa relazione. In questo caso l'accesso non è generalizzato, perché occorre essere pubblica amministrazione per poter acquisire i dati informativi relativi alle imprese. Però è gratuito e serve a realizzare la decertificazione stabilita all'articolo 15 della legge 183 del 2011. Anche questo è un concetto importante, lato legalità. Quando affidiamo un contratto pubblico, in generale, quando operiamo come pubbliche amministrazioni nei confronti di soggetti privati, non dobbiamo mai chiedere certificati, perché il nostro dovere è quello di chiedere autocertificazioni e verificare quelle autocertificazioni parlando con le altre amministrazioni. Allora, le amministrazioni parlano tra loro. Non va bene mai chiedere certificati ai soggetti privati, principio di decertificazione stabilito dall'articolo 15 della 183. Tradotto, per verificare se un soggetto è fallito o ha in corso una procedura di fallimento, dovrò andare a verificarlo non più attraverso una richiesta alla cancelleria fallimentare, ma lo verificherò attraverso l'accesso al sito internet Verifica EPA.
Verifiche PA poi ci darà anche altri dati importanti, come ad esempio il tipo di attività che quell'operatore economico può svolgere. E quindi si tratta di una conoscenza, di un insieme di dati, insomma, che possono essere utili a vario titolo. Sicuramente verifiche PA ci consente di andare a verificare il requisito dell'articolo 38,1 lettera A. Articolo 38,1 lettera B, antimafia, può essere assolto attraverso ricorso al sistema SICEANT. SICEANT è un progetto attivo in via sperimentale presso alcune prefetture, non presso tutte le prefetture, ed ha l'obiettivo di semplificare il rilascio di una particolare tipologia di documentazione antimafia. A seconda dell'importo, infatti, la documentazione antimafia si distingue in comunicazioni antimafia e informazioni antimafia. Le comunicazioni antimafia sono sempre necessarie quando il contratto che vado a stipulare è di importo compreso tra 150.000 euro e la soglia di rilievo europeo. Se l'importo del contratto è superiore alla soglia di rilievo europeo, dovrò chiedere le informative antimafia, le informazioni antimafia. Le comunicazioni sono verifiche documentali sostanzialmente attivate attraverso un sistema di collegamento. Per poter attingere a queste informazioni occorre che la prefettura competente per il nostro ambito territoriale abbia avviato l'accesso al progetto SICEANT. La prefettura di Perugia ha attivato questo collegamento, quindi la regione Umbria ha chiesto di poter aderire a questo progetto. Previa autorizzazione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a pescare nella banca dati del Ministero per l'Interno. Per importi inferiori, vedo in chat qualche domanda relativa agli importi inferiori a 150.000 euro, per gli importi inferiori a 150.000 euro ai sensi del codice antimafia, decreto legislativo 159 del 2011, in linea teorica non devo acquisire comunicazioni specifiche, fatto salvo quanto dirò tra poco per quanto riguarda le whitelist. Quindi, SICEANT, se è attivo presso la mia prefettura, mi consente di pescare all'interno della banca dati del Ministero e di acquisire le comunicazioni antimafia. Le informative no. Informative che sono necessarie quando il contratto, non la gara, il contratto ha un importo pari o superiore alla soglia comunitaria, non posso acquisirle attraverso SICEANT perché le informative presuppongono l'attivazione di specifiche indagini mirate da parte delle prefetture. Quindi dovrò avviare la richiesta attraverso l'invio di richiesta PEC alla prefettura competente per la mia sede. Altro strumento antimafia, articolo 38,2 lettera B, whitelist. Allora, le whitelist sono essenzialmente delle liste, degli elenchi di fornitori, i prestatori di servizio ed esecutori di lavori, gestite presso ciascuna prefettura. Le whitelist sono ad applicazione generalizzata, non sono un progetto, sono attive. Quindi presso ciascuna prefettura esistono le whitelist. Le whitelist sono obbligatorie per quanto riguarda alcune attività, cioè gli operatori economici non possono svolgere le attività indicate all'articolo 1,53 della 190 se non sono iscritti all'interno della whitelist. Perché queste attività? Perché sulla base della riflessione, insomma, operata negli ultimi anni, ci si è resi conto che gran parte dell'ingresso delle organizzazioni criminali nell'appalto
è venuto realizzando non tanto attraverso l'affidamento dell'appalto principale, ma attraverso l'affidamento di attività collaterali all'appalto principale. Le attività collaterali che più frequentemente hanno visto l'aggressione da parte delle organizzazioni mafiose sono quelle indicate all'interno del comma 53 della 190. E quindi per queste attività è necessario che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento solo se gli operatori economici sono iscritti all'interno di queste liste. Il regime relativo alle whitelist è ancora oggi obbligatorio, transitorio. Ad oggi è ancora possibile affidare contratti a soggetti che semplicemente abbiano chiesto l'iscrizione all'interno della whitelist, anche se la prefettura non ha completato il procedimento, no, per l'iscrizione. Ho messo il link alla prefettura di Firenze perché all'interno di questo link è chiaramente visibile sia l'esistenza ancora oggi del periodo transitorio, quindi è sufficiente la richiesta di iscrizione da parte del privato anche senza aver ottenuto l'iscrizione vera e propria, e sempre all'interno del link della prefettura di Firenze sono presenti le due liste, quindi le liste dei soggetti che sono stati verificati e che sono iscritti a pieno titolo e le liste dei soggetti che hanno chiesto l'iscrizione. In fase di regime transitorio, qual è quello attuale, la stazione appaltante potrà procedere all'affidamento, ma al soggetto che ha chiesto di essere iscritto nella whitelist, ma dovrà notificare la stipula del contratto alla prefettura competente. Perché siamo in regime ancora transitorio, fino all'entrata in vigore della nuova banca dati. Mi interessava però sottolineare che l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse. Tradotto, se sono una stazione appaltante, sto affidando un contratto ad un soggetto e vedo che quel soggetto è iscritto nella whitelist di una prefettura, anche se l'attività che gli sto affidando è diversa da quelle indicate al comma 53, non devo chiedere la comunicazione né l'informazione antimafia. L'iscrizione è utile e sufficiente ai fini della stipula del contratto. Questo è importante, è uno strumento di semplificazione utile. L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione anche ai fini della stipula di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse. Lavori, tu pur, ecco, se quel soggetto è iscritto all'interno della whitelist, anche se quei lavori che sto affidando non comprendono una delle attività previste al comma 53, e allora posso procedere senza chiedere comunicazione e informativa. È uno strumento di semplificazione notevole anche per quanto riguarda i tempi. Altro strumento, cerco di spingere un pochino, importantissimo, è il sistema informativo certificazione massiva. È importante, non è utilizzatissimo da parte delle stazioni appaltanti, in realtà è utile, nel mio ente lo utilizziamo in modo piuttosto massiccio. Consente sostanzialmente di richiedere i certificati del casellario giudiziale per i soggetti che siano amministratori degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara o che sono affidatari dei miei contratti. Fino a un po' di tempo fa nel mio ente chiedevamo tanti singoli certificati relativi a ciascun soggetto che dovevamo controllare, ma un po' di tempo abbiamo attivato, così come qualunque amministrazione pubblica può fare, il sistema informativo certificazione massiva CERPA.
I passaggi sono molto semplici, i vantaggi sono notevoli. È sufficiente scaricare l'applicativo, lo trovate in particolare all'interno del link, perché questa procura ha pubblicato proprio anche l'applicativo che potete scaricare. Installate l'applicativo, compilate l'applicativo con tutti i nominativi dei soggetti che dovete controllare, trasmettete una sola PEC alla Procura della Repubblica competente per il vostro territorio. La Procura della Repubblica, con tempi veramente brevi, vi trasmette tutti i certificati del casellario. Perché con tempi brevi? Perché i colleghi della Procura non devono elaborare manualmente questi dati. È necessario e sufficiente inserire questo file all'interno del loro sistema di elaborazione. Noi utilizziamo questo strumento in modo particolare per tutti gli affidamenti da 0 a 40.000 euro, cioè per tutti gli affidamenti in cui non è necessario, per i quali non è necessario far ricorrere al sistema AVCPAS. Vedo che mi fate delle domande anche su ANAC, tra un pochino ne parliamo. Diciamo che il CERPA è utilissimo per risparmiare tempo e traspeggivare, quindi per semplificare il processo di verifica delle autodichiarazioni, in modo particolare quando il contratto ha un importo inferiore a 40.000 euro, quindi quando siamo fuori da VCPAS. Annotazioni riservate. Anche le annotazioni riservate sono uno strumento utilissimo, non utilizzatissimo veramente da parte delle stazioni appaltanti. Le annotazioni riservate consentono di ottenere informazioni relative all'articolo 38, lettera E, F, MBIS, MTER e H. Vedete quante letterine dell'articolo 38 controlliamo nel momento in cui facciamo la verifica all'interno delle annotazioni riservate. Perché sono importanti? Perché sostanzialmente all'interno delle annotazioni, non so perché sta correndo da solo questo, ok, andiamo un pochino più indietro, ok, all'interno delle annotazioni troviamo quindi la possibilità di verificare molte delle prescrizioni contenute all'articolo 38 del codice dei contratti, in particolare l'articolo 38, la lettera H. I soggetti che hanno detto il falso in altre procedure di gara possono essere bloccate all'ANAC per un periodo non superiore ad un anno. E se queste imprese hanno subito un interdittivo o meno, lo vedo all'interno delle annotazioni riservate, gestite da ANAC. DURC Online 38,1 lettera I. DURC Online ormai lo conosciamo tutti. Io sono molto contenta del sistema del DURC Online perché è estremamente efficace, funzionale. Ci dà la possibilità di conoscere in tempo reale la situazione contributiva di quell'operatore economico, la sua regolarità contributiva. Consente di utilizzare questo strumento da parte di tutte le stazioni appaltanti, senza distinzione, quindi il precedente sistema che imponeva la richiesta di un DURC relativo ad ogni specifico contratto e relativo a ciascuna stazione appaltante, via, non c'è più. DURC Online accedo in tempo reale, vedo se l'operatore economico è in regola sì o in regola no. AVCPAS. Molto discusso AVCPAS, in realtà io mi sento di spezzare una lancia per i colleghi dell'ANAC nella misura in cui questo sistema è piuttosto farraginoso, devo essere sincera, ma dà dei risultati buoni. Una volta che abbiamo preso la mano e abbiamo imparato a utilizzarlo bene, effettivamente consente di ottenere in tempi celeri tutta una serie di certificati. Mi premeva in particolare sottolineare che in AVCPAS ci sono due certificati che vengono rilasciati in modo molto, molto, molto celere, e questi certificati sono la verifica della regolarità fiscale,
articolo 38, lettera G, in abusi fatta, tempi di rilascio veramente buoni, e articolo 38, lettera M, anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato. Quest'ultimo certificato, che pure è necessario, obbligatorio, ai sensi dell'articolo 38, è facilmente scaricabile da WCPA. Concludo velocissimamente parlando di uno strumento giuridico nuovo. Noi stiamo assistendo a un momento storico in cui assolutamente rispondo al volo ad una domanda che è pure interessante. Il DURC online come fa ad essere utile per le verifiche di un'autodichiarazione? Allora, la normativa che imponeva, quindi il DM del 24 ottobre 2007 e l'articolo 31 del decreto del PARE, sono stati superati dal nuovo DURC online. E a seguito, così come chiarito nella circolare numero 19 del Ministero del Lavoro, 19 del 2015, ai sensi dell'articolo 38 non occorre più procedere alla verifica storica della regolarità contributiva. È necessario e sufficiente accedere al sistema e verificare la regolarità del soggetto online. Questo è importante, perché anche questa è una evoluzione copernicana per noi. Noi eravamo abituati a fare i controlli sulla regolarità contributiva al tempo dell'autodichiarazione. Non più. DURC online, accedo oggi, vedo la situazione attuale, quella è buona, appunto. Non devo e non posso più indicare la data, quindi il momento specifico in cui, la regolarità contributiva si riferiva. Ok, quindi non più regolarità storica, regolarità attuale. Circolare del Ministero del Lavoro numero 19 del 2015 richiama i riferimenti precedenti e vi fa il quadro preciso. Concludo velocissimamente per esaminando appunto in modo sintetico le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese. Allora, questa è una misura nuova, articolo 32 del decreto legge 90 del 2014. Sono misure nuove, voi sapete tutti che in questo momento ANAC ha una centralità molto forte nel nostro ordinamento e questa centralità è comprovata ancora una volta di più da queste disposizioni. Perché in tutti i casi in cui l'autorità giudiziaria proceda, anche semplicemente proceda, senza che si sia arrivati neanche a un rinvio a giudizio, anche semplicemente in fase di indagine, per uno dei reati indicati all'articolo 32, mi viene in mente in modo particolare il 353 che punisce i bandi fotografia, così come il 353 bis, il 353 che punisce la turbativa d'asta. Ecco, in tutti questi casi l'ANAC avverte la Procura della Repubblica che procederà all'applicazione di queste misure e chiede al prefetto di applicare la misura. La misura consiste essenzialmente o nell'ordine di rinnovare organi sociali, oppure direttamente nella sostituzione, cioè il prefetto ordina all'impresa che ha un procedimento in corso per uno di quei reati di sostituire gli amministratori, le cariche sociali. Se l'impresa non lo fa, procede d'imperio il prefetto. Lettera B, è prevista anche delle misure di tutoring, cioè di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa. Sono misure nuove con le quali ancora dobbiamo un po' confrontarci. Mi interessava in modo particolare ricordare che l'ANAC, unitamente al Ministero dell'Interno, è tornata due volte su queste tematiche, realizzando le prime linee guida e anche le seconde linee guida proprio sulle misure di,
di cui all'articolo 32 del decreto legge 190. E un tema importante che mi interessava è sottolineare come l'applicazione di queste misure, benché limitata al singolo contratto, questa non è una misura interdittiva, ma trae spunto da un contratto e è relativa a quello specifico contratto, quindi non è un'interdittiva, ecco, questo volevo chiarire. L'applicazione di queste misure è divulgata pubblicamente all'interno della sezione dedicata del sito di ANAC. All'interno delle slide che troverete all'interno dei materiali relativi al webinar di oggi, troverete anche il link all'insieme completo delle misure che sono state applicate. Grazie per l'attenzione, siamo arrivati proprio limite, non so se le colleghe vogliono fare un saluto finale, non so se...